sostanzialmente di condensare le domande per permettere ovviamente alle persone di rientrare. Grazie Mario. Claudio, buonasera. Buonasera. Cos'è cambiato fra sottile e campione? Nel senso che lei con sottile trovava poco spazio, ora con campione invece gioca con più assiduità. Poco spazio in che senso? Durante la partita oppure durante in campo muovendomi? Ma io mi sembra che io ho fatto l'anno scorso tra playoff e campionato 15 gol e ho saltato sì o no 3 partite dall'inizio, poi ho sempre giocato. Forse facevo più ruoli rispetto a quello che faccio adesso quest'anno. Quest'anno sono entrato a giocare nel mio ruolo, quindi non vedo questa differenza, le partite sono uguali, l'ho giocata sia l'anno scorso che quest'anno, l'inizio, questa già è la terza, quindi non vedo quello che ha detto lei, una cosa, forse ho saltato le partite dei playoff, 3. Vabbè, perché la squadra c'ha tanti giocatori, l'allenatore vede che in quel momento la squadra migliore dia garanzie e io debba entrare dalla panchina, non è un problema. Quindi l'importante è che la squadra ottenga i risultati. Buonasera. Buonasera. Allora, lei ha affrontato in potenza lo scorso campionato 3 volte. Quest'anno è la prima. 4 volte l'ho affrontato. 4. Quest'anno è la prima. Certo. Non siete riusciti ancora a spuntare. Una bestia nera del Catania. Come mai? Ci sono, no, le squadre che... gli avversari in campo che preparano la partita, affrontano il Catania. Catania fino a 4-5 anni fa era una squadra di Serie A che tutti ammiravano, perché ogni volta Catania otteneva risultati e salvezze importanti rispetto al blasone della Serie A. Quindi quando giocano contro il Catania le motivazioni per gli avversari sono sempre migliori e alte. Potenza durante l'anno scorso e quest'anno ha ottenuto dei risultati importanti in merito dell'allenatore, perché lo ritengo un allenatore molto valido, una squadra ben messa in campo dove fanno bene quello che gli chiede l'allenatore e ottengono i risultati. Noi da questa partita oggi usciamo sconfitti, ma sicuramente non usciamo diciamo bravissimo come alle 2 partite precedenti, perché nelle prime 2 partite precedenti abbiamo fatto vedere che Catania è una grande squadra, oggi non è stato, però merito anche al Potenza che ha fatto un'ottima partita. Bisogna no, lo specchio in Serie C non ci si guarda, perché in Serie C ci sono altre caratteristiche rispetto ad altri campionati. Buonasera. Lei è, diciamo, il giocatore più esperto di questa squadra per i trascorsi. Al fatti salvi grandi meriti del Potenza, che cosa è mancato secondo lei al Catania per ripetere le prime 2 prestazioni con Avellino e domenica scorsa contro una rognosa Virtus Francavilla? È mancato il primo tempo, che noi non avevamo preparato così per giocare, perché avevamo visto dei filmati come l'altra squadra guarda il Catania, anche noi studiamo gli avversari, sapevamo che loro erano bravi a compattarsi e subito a ripartire in contropiede con lanci verso gli esterni che sono rapidi, e oggi il primo tempo siamo andati in difficoltà, hanno fatto anche gol. Solo questo ha sbagliato il Catania nel primo tempo, non è stato il Catania delle precedenti partite, però ne prendiamo atto, complimenti al Potenza. Noi da domani e da martedì pensiamo alla partita in casa con la Viterbese, dove vorremmo riscattare questa brutta sconfitta davanti ai propri tifosi. Quindi capita, il campionato è lungo e andiamo avanti su questa strada che stiamo iniziando a percorrere dal primo giorno del ritiro. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Curiale, buonasera. Ecco, lei ha esperienza in questo campionato di Serie C, a parte il fatto che ha affrontato in potenza anche l'avversario con altre maglie, ricordo cosa me ne detto, mi corregga se sbaglio. Sì. Un ostacolo molto duro, dipeso dalle qualità del Potenza o da un Catania che probabilmente non c'è stato con la testa, perché nel primo tempo siete stati schiacciati letteralmente. 4 gol, non c'era nemmeno da dire qualcosa. Sì, è vero. Siamo partiti male, abbiamo sofferto il Potenza nel primo tempo, ci ha messo sotto, ha meritato di vincere. Non avevamo preparato così la partita, però
c'è anche un avversario, un campo difficile perché questo sintetico è particolare. Abbiamo avuto tanti infortuni oggi e con i cambi il mister magari non ha potuto riprendere la partita. La colpa ovviamente è nostra, ci prendiamo la responsabilità e dobbiamo cancellare subito questa partita e ripartire. Ciao, ti aspettare di partire titolare è stato per noi una grande sorpresa nel leggere le informazioni, però campione della legge in settimana ha lasciato intendere qualche possibile novità. Non me l'aspettavo sinceramente, perché il mister comunque durante la settimana mischia sempre, però ci dobbiamo far trovare pronti. Dopo le due vittorie pensavo che rigiocasse Matteo, poi il mister ha scelto me, lo ringrazio, ma sicuramente potevo fare molto di più oggi e metto la faccia qua personalmente perché potevo riaprire una gara e purtroppo è andata male, però capitano e bisogna andare avanti. Che cosa è cambiato a livello tattico rispetto alla gestione sottile con il nuovo allenatore? Tu eri l'anno scorso, c'è quest'anno. C'è qualche novità sostanziale che li può portare più in alto, li può far disputare un campionato, diciamo, migliore di quello dell'anno scorso? Ma è cambiato sicuramente il sistema di gioco. Adesso giochiamo con il 4-3-3. Cerchiamo sempre di giocare la palla, di partire da dietro e proponiamo di più. A parte oggi il primo tempo abbiamo creato poco e questa è la differenza, che l'anno scorso magari giocavamo meno da dietro e giocavamo più sulle seconde palle, era un assetto tattico totalmente diverso. Beh, okay. Arrivederci.